Sì, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, cerchiamo di vedere il lato positivo della situazione, anche se io lo sapete benissimo, per natura sono uno che il bicchiere lo vede sempre mezzo vuoto, perché hai perso un'ulteriore opportunità di rosicchiare punti che alla fine della stagione saranno decisivi, ragazzi, è inutile che ci prendiamo per i fondelli. Comunque, sono qui per dare i voti ad ogni singolo quasi interprete di questo Gran Premio in positivo e negativo di Formula 1, il Gran Premio d'Austria. Giocavamo, correvamo in casa della Red Bull. Detto questo, io vi invito a lasciare mi piace, non vi costa assolutamente nulla per supportare i miei contenuti. Vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui miei video e ricevere, scusatemi, sempre la notifica quando pubblico qualcosa. Ho due canali YouTube dove parlo di calcio. Se vi interessa anche il calcio, trovate i canali in descrizione o compariranno qui durante il video. Allora, partiamo da Perez. A Perez non mi sono sentito di dargli un voto, non mi sono sentito di valutarlo perché in realtà, ragazzi, corre solamente, boh, quanti erano? 5-6 giri, manco mi ricordo, e la responsabilità in realtà non è neanche la sua. Di conseguenza, senza voto per Perez, ragazzi. Capite bene che ha provato a fare quel poco che poteva fare, no? Per cercare di risalire la china dopo quella situazione che gli è capitata, quel contatto con Russell, che ha visto Russell ovviamente colpevole della situazione. Allora, quando c'è stato da criticarlo, ragazzi, l'ho sempre, sempre, sempre criticato, non mi sono mai risparmiato. Oggi a Sainz io do 9. L'affidabilità non è un problema del pilota, stava facendo tutto quello che doveva fare, ho sputato un ragazzino dall'inizio alla fine della gara. Sarebbe andato sicuramente secondo, avrebbe sicuramente sorpassato Verstappen se la macchina non gli avesse preso fuoco, prima fumo e poi fuoco all'improvviso. E quindi secondo me ha fatto quello che deve fare una spalla di una prima guida, ragazzi. Quello doveva fare, quello ha fatto, lo ha fermato solo l'affidabilità. Sainz, voto 9. E poi cominciamo a dare i voti, ovviamente, ragazzi, ad altri piloti alle 10 posizioni in classifica più alte. A Fernando Alonso ho deciso di dare 8, ma potevo, anzi no, cambio, 8 e mezzo. Sapete perché? Perché partiva ultimo, perché se c'ha sempre problemi sto ragazzo, se mette là de cattiveria con la voglia di fare, quando non gli si ritorce tutto contro e il karma non gli rompe le palle, Fernando Alonso dimostra di essere un pilota coi controcoglioni. Voi immaginatevi se oggi fosse partito decimo, anziché che cosa avrebbe potuto fare? Sicuramente, ragazzi, Ocon è arrivato quinto, probabilmente avrebbe gareggiato per quelle posizioni di classifica. Fernando Alonso 8,5. A Ricciardo do 6,5, ragazzi. Non me ne vogliate, ma è pur sempre Daniel Ricciardo, è pur sempre un pilota importante. È la McLaren, secondo me, che sta andando molto al di sotto delle aspettative, guardando la McLaren della passata stagione, no? Quindi onestamente, regà, non mi sono sentito di dare a Daniel Ricciardo, nonostante la nona posizione in classifica, un voto più alto di così. A Magnussen, ragazzi, io do 7. Queste As sorprendono, continuano a sorprendere, hanno velocità importanti, sono vetture comunque competitive. E Magnussen sicuramente oggi, ieri, scusatemi, ha ancora fatto vedere di che pasta è fatto. Voto 7. A Norris, ragazzi, alla fine è arrivato avanti a Ricciardo. Landone Norris, Landone per modo di dire, Landino perché è arto praticamente. Tutti quelli si chiamano Lando, Nando, sono tutti arti in cazzo. E Navigo, il soprannome sa per verticale ma per orizzontale. Landino Norris, comunque, non ha fatto una gara poi così cattiva. Ecco, voto 7. E veniamo, secondo me, a uno dei migliori, se non addirittura, no, vabbè, il migliore in assoluto no. Ma uno dei migliori di questa gara, il figlio di Schumacher, ragazzi. Schumacher si sta prendendo una dimensione importante con una vettura inferiore rispetto a quelle più competitive e secondo me è solo questione di tempo. Questa sesta posizione in classifica fa capire ulteriormente qual è il potenziale di questo ragazzo. Io sogno di vederlo in Ferrari in futuro, ve lo dico proprio onestamente, ragazzi, non prendetevela male, ma io già la risonanza di quel cognome con quello che quel cognome ha fatto per la Ferrari. Ecco,
Voto 9. Secondo me è stato da 9, è stato perfetto sotto ogni punto di vista. Gli occhi della tigre. A Ocon do 8,5 pure a Ocon. Ho dato Alonso 8,5, però rimonte e via dicendo. Voglio dare 8,5 anche a Ocon. Sono stato un po' di manica larga oggi con i voti. Però secondo me se lo merita, ragazzi. L'Alpine, o l'Alpine, come piace chiamarla a me, in maniera completamente casuale e erronea. È veramente un'auto comunque competitiva nella sua dimensione e Ocon continua a dimostrare di essere un pilota veramente che lascia a bocca aperta. 8,5, voglio esagerare. Anche a Russell do 8,5. Ragazzi, l'ho voluto penalizzare perché era da 9, pure Russell era da 9. L'ho voluto penalizzare perché l'hanno già penalizzato durante la gara. Il lato positivo è che con tutta la penalità alla fine è arrivato quarto a ridosso del podio, però ragazzi la responsabilità, il danno arrecato ovviamente a Perez mi ha fatto abbassare la valutazione. Se devo analizzare solo la gara, ragazzi, ha rasentato la perfezione, c'è poco da dire. Hamilton gli do 8, quindi un po' meno rispetto, dice ma come Russell, vabbè Russell la situazione proprio della penalità. Hamilton comunque fa una gara veramente molto molto importante, in netta ripresa, ovviamente non può lottare per le posizioni di vertice attualmente, c'ha altre scuderie davanti, però la Mercedes zitta zitta approfitta di determinati ritiri, di determinate situazioni, un podio sicuramente importante per Lewis Hamilton che merita rispetto per tutti i mondiali che ha vinto e per tutto quello che ha fatto. Quindi nella gara comunque è stato sicuramente ottimo, voto 8. Do 8 anche a Verstappen. Non esagero con i voti, ha fatto quello che poteva fare, il degrado gomme, ragazzi, oggi lo abbiamo visto, alla fine è stata quella la variabile che lo ha penalizzato e ci poteva fare veramente ben poco, però alla fine, ragazzi, al netto di tutto, approfitta sempre delle situazioni Ferrari e Sainz così e quello colà, si porta a casa la seconda posizione in classifica e capite bene che per quanto Leclerc sia arrivato primo, insomma, limita e non poco i danni. Voto 8, comunque la sua gara per me ha fatto quello che doveva fare e quello che si poteva permettere di fare. Per come si era messa la gara. E a Leclerc do 10. Leclerc fa la gara perfetta. Quante volte ha superato Verstappen, ragazzi? Oggi non c'è stata storia. 10, senza se e senza ma. Gara precisa dall'inizio alla fine. Ha fatto tutto quello che doveva fare. Vince meritatamente la gara e non aggiungo altro. Alla Ferrari do 5 come scuderia. Dice perché? Perché è 10 per Leclerc e 0 per Sainz. Ma non per Sainz in sé, per l'affidabilità. Quindi 10 più 0 è 10, diviso 2 è 5. Gli do 5, ma hanno rotto lì coglioni. Non li sopporto più. Se tu quest'anno e non lo vinci il mondiale, non vinci il mondiale, non lo vinci, scusate il gioco delle parole, per l'affidabilità. Al 90% la responsabilità è di questa affidabilità di merda. Detto questo, alle Red Bull alla fine do 7. Ragazzi, Perez è ingiudicabile, ve l'ho detto, l'hanno buttato fuori praticamente, altrimenti sarebbe stato sicuramente competitivo. La Red Bull, anche in situazioni, diciamo, di difficoltà, alla fine il coniglio dal cilindro te lo tira sempre fuori e soprattutto hanno vetture affidabili, a meno che non le butti fuori con la forza, allora quello è un altro discorso. Voto 7 per la Red Bull e forse potevo dargli anche qualcosa in più, onestamente, però diciamo che il ritiro di Perez ho bilanciato un po' la situazione. Alle Mercedes do 8, assolutamente, secondo me se lo meritano perché alla fine approfittano di tutto quello che vi pare, ritiri, una volta Sainz, una volta Perez, ma stanno sempre là, terza e quarta, ragazzi, una scuderia sicuramente in ripresa, ripeto, voto 8 e alle As do 9. Ho voluto premiare ovviamente le As per il lavoro che stanno facendo Schumacher e Magnussen, Schumacher sesto, Magnussen ottavo. È una scuderia, ragazzi, che tutti potevamo addirittura mettere tra le ultime, no? Ogni volta dice che potranno fare, dove potranno arrivare, che cosa si vorranno giocare. Cioè, l'Haas sta facendo un lavoro magnifico sotto ogni punto di vista, voto 9. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, social in descrizione, contenuti consigliati. Ci vediamo alla prossima, come sempre, con un nuovo video. Ciao ragazzi!